tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un piatto semplice e veloce da realizzare. Farò gli spaghetti con il tonno. Sono andato in campagna, ho raccolto i miei pomodorini e ho realizzato la salsa. Vi metto poi sotto nell'info box il link della videoricetta. Quindi ci serviranno 1 litro di salsa fatta in casa, 300 g di tonno sgocciolato e gli spaghetti. Ovviamente voi potete utilizzare anche un altro formato di pasta. Prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola con dell'acqua e la portiamo a bollore. La salsa già è pronta, però la rimetto nuovamente sul fuoco e vado ad aggiungere il tonno. Se volete potete utilizzare anche i pomodorini zatterini, quindi all'interno di una padella mettete un giro di olio, un po' di cipolla, poi aggiungete i pomodorini zatterini tagliati a metà, li fate andare per 10 minuti e poi aggiungete il tonno. Io preferisco la salsa di pomodoro già frullata. Quindi una volta che la salsa riprende il bollore, la mettiamo a fiamma moderata e andiamo ad inserire il tonno all'interno. Potete aggiungere anche chiappari, olive, quello che più vi piace all'interno. Io metto solo salsa di pomodoro, basilico e tonno. Vado a mescolare in modo da far insaporire per bene la salsa. Faccio andare per qualche minuto, dopodiché spengo. Bene, la salsa al tonno è pronta, possiamo spegnere. L'acqua sta per bollire, vado ad inserire il sale. Vado a calare gli spaghetti. Il tempo di cottura la lascio al dente perché poi la termino di cuocere all'interno della padella. Gli spaghetti sono al dente, li tiro fuori e li inserisco all'interno della padella con il sugo. Vado a mescolare, faccio insaporire per bene gli spaghetti con il sugo e il tonno e dopodiché termino la cottura e vado ad impiattare. Finalmente è arrivato il momento di impiattare. Come decorazione finale, una bella foglia di basilico fresco. Spaghetti con salsa al tonno sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Purtroppo ho dovuto togliere l'audio perché c'era la musica dei vicini e non potevo metterla qui su YouTube. Però mio padre ha apprezzato.